Cavalcante e Catarratto sono le due, i due vitigni madre e padre, diciamo, del Bianco Etna DOC, denominazione di origine controllata. Abbiamo provato anche dietro le quinte. Ossigenare il vino, lo passeremo subito al naso, quindi lato destro e lato sinistro. Le proprietà sono anche le fasi di degustazione. Prima fase visiva, dopo l'ossigenazione noi lo dobbiamo vedere. Ha delle sedimentazioni, ha dei galleggianti, ha delle torpidità. Rosso rubino intenso è l'espressione di questo vino. Scriveremo nella scheda tecnica questa dicitura: rosso rubino intenso. Seconda fase, quella olfattiva. Portiamolo sotto il naso, come fanno i più bravi in TV, in questa modalità. Prima da un lato, poi dall'altro. Riflessione. Il buon Dio ci ha fatto completi. L'uomo ha una sensibilità maggiore dal lato destro. Dal lato destro, bene. La donna ce l'ha più sensibile dal lato sinistro. Siamo alla terza, dunque la fase degustativa, che avviene in due fasi. La prima, un leggero accostamento, quindi un piccolo sorso, e viene spalmato in bocca. Dunque rialziamo i calici con l'augurio di essere stati ad Expo, ma ricordatevi che siete passati anche dalla Sicilia. Il primo sorso è per voi. Dunque, adesso facciamo un'altra cosa, continuiamo a farlo ossigenare, vi faccio vedere un altro gioco in finale per potervi anche voi accostarvi a questo. La retronasale è una tecnica per vedere se in effetti il vino è sincero. Retronasale. Quindi lo sentiamo in naso, lo sentiamo in bocca, adesso lo risentiamo quando l'alcol e il vino e tutti i sentori dall'intestino salgono e facciamo uscire l'aria solo dal naso. Me lo disse Enzo Maiorca, farlo perché così è a garanzia assoluta. Non è vero niente, solo perché si fa in apnea. Quindi vi faccio vedere, tratteniamo il respiro, sorso, si porta giù, si aspetta che l'alcol sale, dice: ma come fai a saperlo? Perché brucerà un po' l'intestino e l'esofago innanzitutto. Ci siamo? Quando non brucerà più, significa che è già uscito, si è vaporizzato, e tiriamo fuori il respiro. Quello sarà il nettare dell'odore, che sarà circa 10 volte superiore a quello che avete già sentito in bocca. Lo faccio io per voi, statevi attenti, eh? Allora, trattengo il respiro. Proviamolo insieme. Dunque, tratteniamo il respiro. Non vi ho detto, fate attenzione a chi si trova davanti, perché se scappa un sorriso è doccia sicura. Vi ho voluto bene tutto di un colpo, perché se lo dicevo prima le docce erano 5, 7, 10, quindi vi voglio bene.
oltre a ricordare che siete stati ad Expo, ricordate che qui siamo in Sicilia. Grazie. Grazie a voi.